Ma Laura, che razza di muso lungo. Sì. Ti senti male? Sì, adesso mi sento un po' male. Questi ultimi giorni sono stati terribili. Non ho mai avuto così tanti problemi. Bene, però adesso con la proposta di Cosa Roberto ti sentirai un po' meglio, no? Forse non sei innamorata di lui. Innamorata? Come faccio a innamorarmi con tutti questi problemi che ho? Non ho proprio il cuore libero per pensare se sono innamorata o se vivo o se odio o che... Vedi, il fatto è che ogni minuto che passa ho un problema diverso, un'angoscia differente. Bene, però non riesco a capire come non ti rallegri la possibilità di sposarti con Cosè Roberto. Non lo so proprio. Io sono sempre stata una donna che sapeva quello che voleva, dove andava, cosa diceva. In effetti lo sono ancora, però... Però non in questo momento. Adesso mi sento tanto, tanto scoraggiata e mi sento molto disorientata. Attualmente parlo, cammino, reagisco solamente per istinto di conservazione, però a volte penso che diventerò pazza e... Immagino tante cose, penso al futuro, penso a quanto mi sentirò sola. Già mi vedo in quella casa immensa a girarmi dicendo stupidaggini come fa la zia Milù. Ma insomma, Laura, vuoi tranquillizzarti un pochino? Mi fa bene parlare con te. Sì, ti sei sentita proprio abbandonata, vero? Come faccio a sentirmici con tutto quello che mi accade? Sì, ma comportarsi così non serve davvero a niente, Laura. Questo è vero, lo so. Ma sai una cosa, Katia? In questo momento mi manca moltissimo mia madre. Vorrei che mi coccolasse e mi proteggesse come se fossi una bambina. E io mi sento così stupida. Mai come in questo momento ho avuto bisogno di avere con me mia madre. Mi sta cadendo il mondo addosso, credimi. Sfortunatamente uno cresce e anche quando è ormai troppo tardi vuole la mamma. Mm-hmm. È vero. Lo sai, qualche volta io penso che mi sarebbe piaciuto essere molto povera, vivere in un altro ambiente senza avere tanti problemi e non essere angosciata come sono e non avere problemi con i soldi, perché tutto questo rende infelici e può anche distruggere l'amore completamente. Sì, però poi avresti altri tipi di problemi: la fame, le malattie, la miseria. Forse sì. Tu credi che esista un tipo di vita, diciamo, ideale? Ideale. Peccato che gli ideali non abbiano quasi mai niente a che vedere con la realtà. È vero. Bene, Katia. Vai via. Sì. Sai, ero uscita solo per distrarmi un pochino, ma voglio tornare per il pranzo. Va bene. Ti accompagno alla porta. Sei stata gentile a volermi ascoltare. No. Oggi a te, domani a me.